e la Befana scendeva dal campanile di San Cassiano a Biella e con lei gli gnomi acrobati. Insomma, è stato il momento finale delle festività natalizie e anche il culmine per le iniziative della Banca del Giocattolo, come ci spiega la sua responsabile Barbara Greggio. Sì, per noi il periodo che inizia da dicembre per preparare giocattoli per i doni di Natale ha il suo grande culmine oggi per l'Epifania. Stamattina siamo qui per donare i bimbi all'unità pediatrica dell'ospedale degli infermi di Biella e oggi in riva insieme alla Befana che scenderà dal campanile di San Cassiano. Cos'è la Banca del Giocattolo e come è strutturata qua sul territorio? La Banca del Giocattolo è un'associazione, siamo iscritti a RUNZI, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nasciamo nel 2005, oggi abbiamo più di 30 volontari e durante tutto l'anno abbiamo presso le nostre due filiali, una a Biellavaglio, l'altra a Valle Mosso, più di 30 volontari, raccogliamo i giocattoli, li ricondizioniamo, li mettiamo a posto, poi li diamo a tutti i comuni del Biellese, i servizi sociali e da più di 10 anni li diamo all'Aquila dopo il terremoto e li diamo in ogni occasione in cui dopo le alluvioni siamo stati a Olbia, siamo stati a Brugnato, siamo stati fino all'Emilia dopo il terremoto, li diamo a tutte le scuole, a tutti gli enti del terzo settore, chiese, oratori, case famiglie, ospedale e anche al carcere in occasione delle visite tra genitori e bimbi. Quindi laddove ce n'è bisogno la Banca del Giocattolo c'è. Com'è andato quest'anno? Direi che quest'anno sta andando molto bene, non abbiamo ancora avuto il tempo di contare tutti i giochi perché li abbiamo in entrata, non siamo ancora riusciti a fare il conteggio in uscita perché siamo tutti i giorni impegnati, anche la filiale di Valle Mosso è stata a Calabiana con l'occasione dei mostri del presepe, qui a Biella li stiamo dando a tutti i servizi sociali e ancora oggi siamo in uscita, per cui direi tantissimi, normalmente ci aggiriamo tra i 10 e i 14 mila giocattoli all'anno, quindi penso che anche quest'anno vedo la linea è quella, siamo in linea. Secondo me se gli fate un bel applauso sono veramente contento.